per la terza volta nella storia invece la Coppa Italia è arrivata nella città di Napoli, una volta ai tempi della Partenope, e poi mettere a posto le marcature, salta il primo contropiede di Tortona, fino in fondo Colby Ross a realizzare dopo il gioco. Wims in post con Tyler Ennis, si gira il tiro in fade away, il talento di Kyle Wims e poi l'esultanza anche come va di moda dall'altra parte dell'oceano. Attacca Ennis, un'autostrada per lui, vuole andare a schiacciare il muro proprio di Kyle Wims. Dall'altra parte il duello precedentemente invece era finito così. Infatti rivediamo qui il replay, Ennis è andato su davvero con le migliori intenzioni, Sokołowski da 4-5. Questo però fa sì che l'area sia un po' scoperta. Wims sbaglia, canestro facile. Sokołowski fino in fondo, fa saltare Kamagate, poi riapre per Ennis, il tocco di Obasuan che va a intercettare, già dall'altra parte arriva Kristau ad appoggiare con la mano sinistra. Per Napoli, Dau per Obasuan, di nuovo il pallone per Kristau che attacca fino in fondo, il pallone schiacciato da Ismael Kamagate. Attacca Kamagate alla stoppata del francese che cancella tutto quello che passa stretto. Ultimi due minuti del terzo periodo, Ross, c'è Kamagate là sotto pronto a schiacciare con il fallo, Ismael Kamagate, grande protagonista in Eurocup con Paris, stanno a Milano nella prima parte di stagione, ne vuole fare uno. Adesso sì che arriva il più 25, 75-50, Pullen contro Wims, l'errore, Ross può tirare da 20 metri, canestro! Ed eccola qui l'azione per la top 10 di settimana prossima. Sbagliato un colpo Tortona nel terzo periodo e qui l'ultimo canestro di Colby Ross, quasi 20 metri.